Buon pomeriggio a tutti. Con la conferenza istitutiva di Stefano Calonaci prende avvio oggi il nuovo ciclo di conferenze della Società Storica Aretina dedicato ai feudi nel territorio, nell'ambito dell'Aretino, in età moderna, organizzato come di consueto con la collaborazione dell'amministrazione comunale, che ringrazio sia per il patrocinio che per la cessione in uso della sala che ci ospita. Per lungo tempo lo studio dei feudi e della feudalità è stato uno dei terreni di caccia preferiti delle discipline araldiche e prosopografiche interessate in primo luogo al fenomeno nobiliare. In tempi relativamente recenti, nell'ambito del grande filone di studi sulle classi dirigenti, i feudi sono divenuti oggetto della ricerca storica, e questo a dispetto del fatto che si tratti in Toscana, soprattutto nello Stato Vecchio fiorentino, di una realtà abbastanza marginale, anche se ciò è un po' meno vero per il territorio di Arezzo. Si è scoperto che siamo in presenza di una realtà complementare rispetto a quella dello Stato territoriale, facente capo al sovrano o al principe che dir si voglia. Il feudo consente infatti di fornire una serie di prestazioni amministrative in aree periferiche e poco popolate del territorio. Le infedazioni sono inoltre uno strumento per legare ai Medici prima e ai Lorena poi alcune grandi famiglie che coronano con un'investitura feudale il loro percorso di ascesa economica e sociale, sempre più spesso con un lucro anche economico per il concedente. Va detto poi che a fianco dei feudi di nuova istituzione, che danno luogo al fenomeno della rifeudalizzazione in questi secoli dell'età moderna, sopravvivono feudi più antichi, sia laici che ecclesiastici, talvolta di investitura imperiale, verso i quali le case regnanti in Toscana cercano di stabilire un rapporto di soggezione anche attraverso la riacquisizione a pagamento dei diritti sovrani. E in effetti quella dei feudi costituisce una realtà destinata ad entrare in rotta di collisione con uno Stato centrale sempre meglio organizzato ed assoluto. Né un'avvisaglia alla legge sui feudi del 1749 durante la reggenza lorenese, culminate nella successiva legislazione francese e napoleonica, sostanzialmente recepita dal Congresso di Vienna. Il ciclo a cui stasera diamo avvio si articola in due conferenze introduttive, una di carattere generale questa sera, un'altra martedì prossimo, volta a dare cognizione della consistenza e della dislocazione dei feudi nell'Aretino, affidata a Camillo Berti. Nell'analisi poi successivamente altre quattro conferenze consistenti nell'analisi di quattro realtà feudali sempre del nostro territorio, ovvero la contea di Montauto, Fabio Bertini, la contea di Urbeck, che altri non è che l'attuale frazione di Papiano nel comune di Pratovecchio Ostia, affidata a Moreno Massaini. Poi due realtà valdarnesi, la Baronia della Trappola e il Marchesato di Bucine, che avranno sempre per protagonista Stefano Calonaci. Infine la quarta, dedicata alla contea poi Marchesato di Monte San Savino, relatrice la dottoressa Ilaria Marcelli. Infine due conferenze in appendice, una di Carlo Vivoli, dedicata ad una famiglia di feudatari, per così dire, i Lotteringhi della Stufa, che ebbero nelle loro mani il Calcione, Gargonza e Montedoglio. Infine l'ultima, il 3 dicembre, sull'atteggiamento dei patriziati, cittadini in particolare del patriziato aretino, di fronte alla eventualità di nuove feudazioni, che era un atteggiamento contrario. Stefano Calonaci è già stato con noi per una conferenza sul Settecento e, se non ricordo male, abbiamo anche presentato un libro.
insegna storia moderna e storia e attualità dell'illuminismo presso il Dipartimento di Studi Storici e Beni Culturali dell'Università di Siena, svolgendo didattica nella sede di Arezzo. Si è laureato in lettere e filosofia nel febbraio del 1995 presso l'Università di Firenze ed ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in storia economica sociale all'Università di Verona. Tra i suoi ambiti di interesse e di studio figurano la storia sociale, la storia della giustizia durante l'antico regime, la storia dei sentimenti e la storia del paesaggio. È autore fra l'altro del volume Lo spirito del dominio, giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna, basato sull'analisi d'archivio, dei documenti d'archivio di 4-5 feudi sul territorio toscano, e poi autore di diversi saggi sulla storia aretina. La prossima conferenza, come dicevo, riguarderà la dislocazione e la consistenza dei feudi martedì prossimo, e successivamente ricordo che prenderà avvio il nuovo ciclo di conversazioni sulla storia della Valcelfone a Palazzo del Pero venerdì 11 ottobre con la storica dell'arte Nicoletta Baldini, che parlerà degli affreschi del monastero di Badicroce, che come sapete è praticamente inaccessibile ai comuni mortali. Vi ringrazio e cedo la parola a Stefano Calonaci per la conferenza La rifeudalizzazione medicea e l'eversione di Lorena, cioè si arriva fino all'inizio del superamento delle realtà feudali.